Sono due le iniziative per celebrare la Giornata Mondiale dell'Acqua che hanno visto protagonista mercoledì 22 marzo la città metropolitana di Torino. Nell'auditorium di Corso Inghilterra si è tenuto un convegno introdotto dai saluti istituzionali del consigliere delegato ai lavori pubblici Antonino Iaria, intitolato Il sistema di gestione delle piene nel bacino del Po, alla luce dell'evento alluvionale del 22-25 novembre 2016. Il lavoro della città metropolitana nella gestione degli eventi alluvionali dello scorso novembre è stato importantissimo in qualità e quantità. Qualità proprio per la capacità di progettare lavori urgenti di sistemazione di strade, ponti e altri tipi di lavori che hanno permesso di appaltare subito i lavori e eseguirli in tempi brevissimi, creando pochissimi disagi ai territori coinvolti. Con risorse adeguate la città metropolitana è capace di dare risposte anche preventive a questo tipo di problematiche e non solo arrivare a dopo gli eventi. Al centro dell'attenzione del convegno il rischio idraulico e idrogeologico e la sua mitigazione attraverso la capacità di risposta del sistema di previsione. La prevenzione è un'attività che deve essere portata avanti non soltanto nel campo dell'Ovenio, ma in tutti i campi che ci riguardano, a partire dalla nostra salute e andare avanti. Quindi nei riguardi del territorio questo e delle sollecitazioni che arrivano al territorio da parte dell'atmosfera sotto forma di piogge e nubifragi e quant'altro, a oggi noi siamo abbastanza avanti nei riguardi della previsione di questo tipo di accidenti che ci riguardano. Se questa informazione c'è, si riesce anche ad operare il territorio in maniera adeguata e anche a proteggerlo in maniera adeguata. Quindi i quattrini che vengono spesi dopo sono sicuramente più indirizzati alla soluzione dei problemi rispetto a quelli che invece si spendono semplicemente perché si ha intuizione di certe cose piuttosto che aver ragione di una quantitativa determinazione. Questo è. Mourir pour de l'eau. Al Cinema Massimo invece è andata in scena una mattinata con gli studenti di 8 scuole superiori dedicata al progetto Acqua in Comune, orchestrato dal COCOPA, Coordinamento Comuni per la Pace, con il sostegno del lato acqua del Torinese e la collaborazione istituzionale di Torino Metropoli. Ha sempre portato avanti progetti di cooperazione in pace. La consigliera delegata Anna Merlin ha premiato le classi vincitrici del concorso di video animazione Anima Quando. La città metropolitana crede nell'acqua come bene comune, come bene preziosissimo da conservare e da tutelare. Crede anche nei giovani, quindi questo è un progetto che noi sposiamo. Siamo contenti che il COCOPA abbia voluto portare questo progetto nelle scuole. La risposta è stata una risposta positiva e quindi ringraziamo gli insegnanti e gli studenti che hanno voluto partecipare a questo progetto. Il progetto Acqua in Comune è una proposta del COCOPA, Coordinamento Comuni per la Pace, per sensibilizzare ed educare alla corretta gestione dell'acqua e uso personale dell'acqua. L'obiettivo fondamentale è quello di riflettere sull'acqua come risorsa fondamentale e diritto umano e inoltre di avere maggiore consapevolezza sull'uso dell'acqua a livello domestico e anche sull'uso dell'acqua nella produzione dei prodotti, quindi come consumatori che scelte possono influire sull'impronta idrica, ma anche conoscere come viene gestita l'acqua sul territorio della città metropolitana di Torino e del Piemonte.